avete visto che abbiamo anche oggi una sorpresa grazie alle amicizie, sono tantissime, di Don Salvatore. Bentrovati, sono Angelo e Carla, una coppia. Oggi parliamo di vocazioni e Don Salvatore ha pensato ad una coppia. Sì, anche perché avete visto già nel resto del programma che si sono raccontate delle vocazioni al sacerdozio, quindi alla vita consacrata. È bello che completiamo questa narrazione stamattina con la vocazione alla vita familiare, all'amore di coppia, che voglio dire, completa in maniera fondamentale, diciamo, il quadro delle vocazioni umane. Quindi abbiamo chiesto proprio, come diceva Anna Maria, a questi nostri carissimi amici, Angelo e Carla, che non solo sono marito e moglie, sono genitori felici e contenti, ma sono anche autori di canzoni, sono cantanti, sono attori, quindi ci stanno, tra virgolette, particolarmente bene nel nostro programma. Quindi a voi la possibilità di presentarvi così velocemente, caro Angelo e cara Carla. Io prima facevo No. così, non perché dicessi vai, viva, viva, perché hanno due figli, ho detto genitori di due figli. Michele Antonio. Sì, ciao a tutti, sono Angelo Guallano, Carla Bonfitto, lei mia moglie, abbiamo due figli, sì, Michele e Antonio, e siamo molto contenti di essere con voi per raccontarci, non so che cosa ci faranno dire questi due grandissimi personaggi. Ciao a tutti, anche da parte mia, felicissima di essere con voi e, come diceva Angela, raccontarci per quello che possiamo offrirvi. Due artisti, oltre che due genitori, una coppia meravigliosa. Io partirei, prima di scendere proprio nei particolari, dal tema della giornata, perché poi stiamo parlando di vocazioni, la vocazione al matrimonio e alla famiglia è qualcosa di grande. Datevi al meglio della vita e sicuramente Angelo e Carla, con la benedizione del sacerdote, un giorno hanno detto il loro sì ed è un sì per sempre. Come avete vissuto questa scelta? Come avete vissuto soprattutto questa chiamata? Comincio io? Comincio io. È stata senz'altro una chiamata, perché poi la nostra storia va molto avanti o molto indietro nel tempo, perché siamo cresciuti insieme, è veramente da tanto tempo che siamo insieme, siamo sposati da 21 anni, però precedentemente ci sono stati ben 15 anni di fidanzamento, quindi siamo veramente cresciuti insieme. Ed è stata veramente una chiamata alla vita. Ognuno di noi ha fatto un suo percorso, in associazioni, senza mai interferire l'uno con l'altro, ed è stata una crescita continua che, dico, cioè, penso abbia portato dei frutti, ma non è ancora, stiamo ancora camminando. Stiamo camminando, devo dire che dopo il matrimonio è stato un crescendo perché c'è stato un completamento, c'è stata proprio questa vocazione alla famiglia, con tante difficoltà, abbiamo avuto anche noi le nostre difficoltà, però guardando in alto, puntando verso un orizzonte che ci abbraccia e non ci fa sentire mai soli. È vero, forse diciamo che il segreto della nostra unione è stato proprio quello di completarci adesso, però anche di fare dei percorsi individuali, sia quando eravamo ragazzi che anche adesso c'è il completamento, però ognuno con la sua identità e poi ci si unisce per le cose belle si condivide. Forse è proprio questo il successo di una coppia, di una famiglia, vero donna? Avere comunque degli spazi individuali, come sottolineavano Carla e Angelo. Sì, io credo che il modo più maturo per stare insieme è saper stare da soli, nel senso che l'autonomia è fondamentale. Perché quando uno poi si vuole bene, sa stare con le sue ferite, sa stare con i suoi limiti, con le sue fragilità, sa rendersi conto di sé, molto spesso è capace anche di rendersi conto dell'altro. Invece chi fondamentalmente sta fuori di sé, sta in una mezza idea per proteggersi da paure, ferite, come capita spesso a tutti, e quindi che non sa stare da solo, infatti cerca sempre inevitabilmente di riempire la vita e cerca l'altro, anche il partner in questo caso.
anche nel matrimonio per riempire un vuoto, per colmare un silenzio o per appoggiarsi perché non si è capace di stare in piedi da soli. Solitamente queste esperienze sono fallimentari. Quindi sono contento per Angelo e per Carla che si rileggono e si rendono conto di essere una coppia che ha le sue autonomie, anche se ci sono delle intersecazioni importanti, no? Che sono appunto quelle dell'arte, quelle della musica, ma quella della passione per i ragazzi, per i giovani. Io voglio parlare di un progetto, perché il progetto di Dio, lo abbiamo capito, e si sta evolvendo al meglio. Sono 21 anni di matrimonio, mi pare di aver capito, giusto? Quindi insomma un gran bel progetto, tant'è che i tuoi amici, Don Salvatore, adesso sono anche nostri, Angelo e Carla, hanno messo poi nero su bianco questo, anche questo titolo, questo testo che forse, anzi sicuramente racconta della loro famiglia, della loro storia. Ognuno ha una Sì, storia c'è la canzone, c'è un progetto, no? È una delle tante che Angelo ha scritto. Se ne vuoi parlare, Angelo. Sì, l'artefice è lui. Sinceramente ci abbiamo pensato quale testo proporre, che un po' ci raccontasse in qualche modo. E siamo stati contenti e d'accordo di scegliere questo brano, che poi è un brano che fa parte di una commedia musicale, quindi all'interno di una commedia musicale, quella ispirata alla vita di Don Tonino Bello, sul passo degli ultimi, che Don Salvo ha visto anche a Manfredonia, se non sbaglio, sì. Anche a Allora, tanto tempo fa. Perché c'è un progetto? Per tanti, tanti motivi. Anzitutto perché in questo stiamo vivendo un periodo in cui i nostri progetti sono andati tutti in crisi per un qualcosa di invisibile, di microscopico, di qualcosa che nessuno ha potuto fermare, ha mandato in tilt tutti i nostri progetti terreni. Ognuno di noi ha dovuto riprogettare le proprie attività, il proprio futuro, il proprio presente. E l'importanza dei progetti. Poi anche perché proprio per il discorso che è inserito in questo spettacolo che racconta la storia di un personaggio importante per la fede, importante per la storia italiana, ma la storia del mondo, perché è un personaggio di Antonino Bello che si è speso per gli ultimi, questa vicinanza per l'altro, uscire dal sé, no? Significa questo per me, pensare ai personaggi, pensare alle persone che ci hanno preceduto, che ci hanno preceduto nel nostro cammino, avere sempre delle guide, cioè avere dei testimoni, per essere poi noi testimoni. Non possiamo inventarci nulla, non ci dobbiamo mai inventare nulla, ma camminare sui passi anche degli altri, soprattutto quelli che vanno poi verso una strada che va verso il progetto di Dio, che ha un progetto per ognuno di noi. Infatti, ci sono delle frasi molto belle, tipo c'è un capitolo ancora da scrivere. Mi piacerebbe, insomma, pensare a questo capitolo come qualcosa di splendido. Quando finirà tutto questo? Non so, noi lo abbiamo calato nel momento in cui stiamo vivendo. E poi c'è un'altra parola che mi sta ritornando spesso in mente in questi giorni, forse perché ho letto ultimamente un libro dove si parla della Letizia del cuore, e cerca la tua perfetta Letizia. Forse quando veramente avremo scoperto la Letizia del cuore, perché ce l'abbiamo tutti quanti, allora forse il mondo sarà migliore, noi saremo migliori, potremo vivere in maniera splendida il nostro futuro. Mi piace pensare questo. Lo fa pensare anche a noi, vero Don? Bello, molto bello, davvero, grazie. Nel vostro grazie a chi lo dite oggi. Io a lei, no, Giusto? posso dirlo a Carla, posso dirlo ai miei figli, ma è un periodo che, cioè, io penso di dover dire grazie a tanta gente, grazie alla vita soprattutto, perché mi ritengo anche fortunato, di aver potuto, di poter vivere di quello che è anche la mia passione, poter portare avanti tante iniziative, tanti progetti, anche uno importantissimo è quello con la
con cuori aperti, quindi con cui facciamo un cammino sia di spirituale, quindi di fede, di crescita nella fede, ma anche artistico, quindi per poter portare in scena quello che poi io scrivo nel mio piccolo, insomma. Grazie, ce ne sono tante di persone che arricchiscono la nostra vita. Doriciotti diceva che nella nostra vita dobbiamo guardare sempre agli esempi positivi, alle persone che hanno fatto qualcosa di bello. Lui sicuramente nel nostro cuore, come tanti altri sacerdoti che ci hanno accompagnati e non ci hanno fatto mai sentire soli. Giovani, io senza i giovani sono... non sono nulla, perché i giovani sono la mia vita, e anche nella scuola, con cuori aperti, con il mondo dei libri, i miei amici librai, insomma ce ne sono tante, soprattutto la nostra famiglia, i nostri genitori, perché quello che siamo oggi lo dobbiamo a loro, e quindi il nostro grazie va ai miei genitori, ai genitori di Angelo e la sua mamma che ci ha lasciato da poco. Quindi lode, gratitudine e tanto coraggio, perché comunque ce ne vuole per andare avanti e sempre con una spinta positiva. Don Salvo, che ne pensi di questa chiacchierata? Bene, io intanto oggi devo soltanto dire grazie al Signore, perché per l'ennesima volta ci ha fatto vivere delle cose belle, e soprattutto quando siamo capaci di contemplare, perché questa piccola trasmissione serve un attimo a fermarci e a contemplare, no? Attraverso la narrazione, il racconto, la condivisione, ci permette di contemplare la vita. E oggi voi ci avete fatto contemplare uno squarcio della vostra vita molto, molto bello, che sicuramente sappiamo accompagnato da difficoltà, da momenti difficili, dalle lacrime versate, penso, da poco per la perdita della cara mamma di Angelo. Quindi grazie, grazie di cuore. Poi volevo dire che tutto questo confluisce nei vostri gesti, nelle vostre opere, per cui chi desidera può cercare su YouTube alcune delle opere di Angelo, basta cliccare cuori aperti e scrivere un po', vedere i video, le canzoni, i testi delle canzoni, sono tutti di una bellezza unica, perché sono vita, vita che si racconta, e vita che inevitabilmente si racconta nella maniera in cui piace di più alla vita, cioè la poesia, no? E quindi grazie, grazie di questa cosa, grazie di cuore. È bello che sentire come di generazione in generazione, no, veramente la fede si trasmette, la bellezza si racconta e la speranza non fa altro che guadagnare un altro giorno in più. E in questo periodo, insomma, è come se avessimo aperto una finestra e respirato aria fresca, aria pulita, aria nuova, ci voleva. Certo. Grazie a te, Don Salvo, per aver creato questo incontro. Grazie, grazie, grazie Angelo, grazie Carla. Grazie, noi salutateci, ci ritroviamo. I vostri figli. Grazie. Michele e Antonio vi salutano. Salutateci, un bacio. Ci siamo visti qualche tempo fa a San Marco per una serata su De André, cioè un incontro. Sì. Perfetto, allora presto ci ritroveremo in carne ed ossa, viso a viso. Speriamo. Speriamo. E grazie ancora per essere stati qui. Ciao. Grazie. Ciao.